Scritti tra il 1940 e il 1946, i racconti dell'amante fedele di Massimo Bontempelli furono pubblicati nel 1953, anno in cui lo scrittore vinse il premio Strega. In una nuova edizione del 2023, Utopia Editore ci restituisce questa opera, in cui si distinguono temi come la scoperta o epifania, il doloroso percorso dei rapporti umani, la sorpresa e il concetto del ritorno a casa, declinato in varie forme. Nella raccolta ci sono 15 titoli di lunghezza differente, con l'ultimo che adotta una struttura da romanzo breve. I testi sono in prima o in terza persona e lo stile risulta omogeneo, nonostante tra un testo e l'altro intercorrano alcuni anni. Nel racconto Nit, una creatura notturna, forse fatata, fa la sua comparsa sulla scena e il protagonista vorrebbe saperne di più del mondo invisibile. In questo primo esempio di realismo magico, di cui Bontempelli fu maestro italiano e non solo, viene infranto il muro che separa i due mondi, sebbene per poco tempo. Qualcosa di analogo si ritrova nel Convegno, un racconto in cui si sente l'eco di Paolo e Francesca e di Romeo e Giulietta, e poi nel racconto Il Segreto, in cui una donna scopre appunto il mistero dell'immortalità precipitando tuttavia nella follia. Di follia si parla anche nell'Imperatrice, con una giovane donna che si convince di essere niente meno che la basilissa bizantina Teodora. E così, nella Bella Addormentata, un giovane trova una ragazza priva di sensi, probabilmente morta, ma anziché prendere atto della realtà, la trasforma in un personaggio delle fiabe, in una danza macabra finale che ha il sapore del delirio. Invece, i racconti Luci, i Pellegrini e Pietro e Domenico, dietro al simbolo e alla metafora, affrontano tematiche politiche, quali il condizionamento e la pressione sociale, il rapporto tra servi e padroni e la capacità di saper correggere i propri sbagli, come l'adesione di Bontempelli al fascismo. I testi Violetta, Lunarie e Gallo sono poi tre esempi di ossessioni, comprensibili soltanto se si entra nella testa dei protagonisti, i quali, chiusi in loro stessi, esplodono in manifestazioni emotive altrimenti incomprensibili. Proprio l'ossessione, divenuta ottusità, è al centro del racconto L'amante fedele, in cui il protagonista vanta la propria fedeltà e superiorità morale, salvo scoprirsi più umano di quanto creda. Discorso che non vale per Madina, protagonista del lungo racconto finale, che rappresenta una sorta di ninfa contemporanea, estranea agli intrighi umani e capace di liberarsi dal giogo maschile. Rimane infine il mio racconto preferito, Ottuagenaria, la storia della vecchia Daniela, la quale, nel raccontare la propria vita ai familiari, diviene l'emblema della solitudine e dei sogni infranti che mutano in rancore e che sfociano in un odio profondo. E con questa introduzione è tutto. Vi invito a seguire il canale e ad approfondire il contenuto dei singoli racconti nel blog La Voce d'Argento. Trovate i link in descrizione. Alla prossima!